Buongiorno Verdastri, oggi facciamo un salto indietro al 1998 a casa Pixar. Dopo Toy Story, la nota casa di produzione, produce un altro lungometraggio d'animazione che non deluderà nessuno. Per la regia di John Lasseter e Andrew Stanton, siamo di fronte a A Bug's Life, Mega Mini Mondo. Ma andiamo con ordine e seguiamo il corso del film che immagino e spero abbiate visto tutti. Siamo in una piccola isola con un grande albero e vediamo molte formiche intente a raccogliere semi e piccoli frutti. Ad un certo punto cade una foglia dall'albero e va a dividere in due la fila e le formiche raccoglitrici vanno nel panico. Ed ecco che il primo personaggio che si viene presentato entra a risolvere la situazione. Il dottor Suolo spiega al troncone di fila arenato come sorpassare la foglia. E qui devo subito dissentire, visto che qualcosa che si frappone nella fila di formiche non manda le formiche nel panico, visto che continuano a seguire la loro scia di feromoni che segnano la via. Quindi non hanno bisogno di un direttore logistico per completare le operazioni, ma basta loro la percezione chimica. Dottor Suolo, per me, no. Ed ecco che conosciamo il secondo personaggio della storia, e cioè la principessa Atta. Tra l'altro, Atta è il nome di un famoso genere di formiche tagliafoglie. Ma torneremo dopo sull'argomento. E subito dopo ecco Regina, la effettiva regina delle formiche, con il suo animaletto da compagnia, che è un'afide, chiaramente un'afide, e molto probabilmente è della specie Aphis pomi. D'altronde, per molte formiche gli afidi sono delle mucche praticamente. Quindi perché non avere un vitellino come animaletto domestico? Tra l'altro, Afi ha 6 zampe, a differenza di tutte le altre formiche che, da buone antropomorfe, hanno braccia e gambe. Almeno hanno i 3 canonici segmenti e le loro zampe sembrano spuntare dal torace. E poi arriva Dot, giovanissima regina con ali ancora non in grado di volare. Non so come dirtelo, Dot, però tu dovresti essere una larva, inerme e intenta solo a mangiare. E una volta uscita dalla pupa, le tue ali sarebbero già in grado di volare. E dopo essere uscita, ti intrallazzeresti praticamente subito con maschi alati per andare a formare nuove colonie in giro. Dunque, mia cara Dot, anche per te è no. Ma squillino le trombe e trombino le squillo. Arriva il vero protagonista, e cioè Flick, l'inventore sbadatone, che, come il dottor Suolo, sembra proprio un maschio. Altro problema dei film d'animazione con i menotteri eusociali. I maschi spuntano esclusivamente per fecondare le regine. Dopodiché, tanti saluti. Quindi smettetela di buttarci dentro maschi, femmine, zii, cugine. Non sono esseri umani. Bisogna dire che c'è almeno una specie con maschi senza ali all'interno della colonia. E sto parlando di Cardiocondyla minutior. L'unico problema è che questi maschi non fanno altro che bombarsi le regine e litigare tra di loro. Se potete, smettetela di antropomorfizzare al limite e anche oltre questi dannati insetti. Un dialogo ci dice che le formiche sono delle raccoglitrici, il che stonerebbe col nome della principessa Atta, però rispecchia effettivamente quello che stanno facendo. Ma veniamo agli antagonisti. Veniamo a scoprire che le formiche stanno raccogliendo cibo per le cavallette. Cavallette che per fortuna hanno 6 zampe, caratteristica che viene associata all'essere cattivi, però, secondo me, e diversi dalle formiche a 4 zampe, ma soprattutto diversi da noi. Un po' razzista, in effetti. Le cavallette arrivano per prelevare il cibo e le formiche rientrano dentro al loro nido. Qui vediamo un sacco di funghi, cosa che tornerebbe col nome della loro principessa Atta, visto che quelle formiche sono delle tagliafoglie che allevano funghi per essere mangiati. Però non è il caso di queste formiche, quindi io ritornerei all'ipotesi raccoglitrici. Il patto tra formiche e cavallette è: formiche raccolgono il cibo, cavallette le difendono dai pericoli al di fuori dell'isola. Cosa che sembra molto strana, data la potenza difensiva delle formiche. Ma qui siamo in un cartone, meglio, in un film d'animazione, quindi sti cazzi. Io mi sono chiesto se queste cavallette potessero essere delle locuste gregarie in fase migratoria. Però queste si limitano ad andare dalle formiche, prendere il cibo e tornare a casa. Quindi stonerebbe, è vero che sono in gruppo,
però non sono voraci come dovrebbero essere. Mi sa che sono semplicemente stronze. C'è una cosa interessante da far notare su Hopper, il capo delle cavallette. Questi in originale è doppiato da Kevin Spacey, il cattivo per antonomasia, mentre in italiano è doppiato dal suo doppiatore ufficiale, e cioè Roberto Pedicini. E ora veniamo alla combriccola trovata da Flick per difendere il nido dalle cavallette, altra svista magistrale. Partiamo dal circo delle pulci, o meglio della pulce, visto che il capo è una pulce di nome Pitti. Qui sentiamo subito un'affermazione quantomeno opinabile fatta da una mosca. Ho solo 24 ore di vita e non le sprecherò certo qui. Mi dispiace però, musca domestica vive almeno 3-4 giorni. Però le mosche sono fastidiose proprio come quelle reali. Fastidiose ma interessanti. Cominciamo con Francis, la burbera coccinella, che viene continuamente scambiata per donna. Al tempo mi ero chiesto, ma perché? Non ero un esperto in inglese, quindi adesso posso capire come mai succede questa gag. Coccinella viene tradotto Lady Bug, Lady, signora, bug, insetto. Quindi la battuta, il doppio senso, funziona solo in originale. Poi abbiamo Stecco, un insetto stecco appunto, che è a sei zampe, è una bella cosa. Ed è relegato sempre a fare ruoli da oggetti, che in effetti è quello che fanno tantissimi se non tutti i fasmidi, sembrare rametti, foglie e affini. E arriviamo al corpulento bruco di nome Heimlich, come la manovra inventata dal famoso dottore. Sarà che gli hanno dato questo nome perché sono proprio le persone fameliche, come quel bruco, ad avere più bisogno di questa manovra? Difficile dire che specie possa essere, anche perché una volta compiuta la metamorfosi nella crisalide, ne esce una farfalla che è praticamente identica a Heimlich, con un colore diverso e con delle ali minuscole. Siamo di fronte a una farfalla neotenica, secondo voi? E passiamo alle molteplici coppie di questo gruppo scanzonato di insetti. Dim e Rosy sono uno scarabeo e una vedova nera. Dim viene additato come stercorario all'interno dei dialoghi e come scarabeo rinoceronte nelle recensioni del film. Il fatto è che potrebbe essere entrambi, visto che ci sono degli stercorari dotati di corno cefalico. Rosy è una vedova nera che probabilmente produce seta per magia, dato che mentre sta fissando i piccoli bastoncini sull'uccello, non si avvicina mai alle filiere. E tra l'altro non si vedono nemmeno mai durante il film queste filiere, quindi potrebbe esserne proprio sprovvista. Altra strana coppia è quella fatta da Gypsy e Manti, una falena e una mantide religiosa. Mantide coi soliti problemi di antropomorfismo e falena che non somiglia minimamente alla Gypsy Moth, l'Imantria Dispar, a cui si dice sia ispirata. Pare più che altro una cozzaglia di diverse farfalle, sia diurne che notturne. E l'unica cosa che torna sono le antenne, che sono antenne da falena in effetti. E l'ultima magnifica coppia è fatta da Tuk e Roll, degli unischi di origine ungherese evidentemente, dato che parlano quella lingua. Non capiscono né parlano l'inglese, però restano i miei personaggi preferiti. Nella wiki di A Bug's Life dicono che Tuk sia quello col monociglio e Roll l'altro. Passiamo ai voti. Questo film resterà nella storia dei film d'animazione e dei film Pixar. Ambientazioni molto ben studiate, colonna sonora magnifica, personaggi molto ben caratterizzati e soprattutto Kevin Spacey mi portano a dare un bel 9. Per la parte entomologica abbiamo dei grossi problemi, tipo che tutti gli insetti, a parte Heimlich credo, hanno il pollice opponibile. Oltre ai cattivi sono pochissimi gli insetti con 6 zampe e le cavallette, per poter camminare su 2 zampe, hanno l'articolazione delle zampe saltatorie al contrario, e forse è proprio per questo che non saltano. Purtroppo devo dargli un 5, però resta un film magnifico per far avvicinare i bambini all'entomologia e spronarli a cercare come sono fatti realmente gli insetti, se adeguatamente instradati. Vi ringrazio moltissimo per essere arrivati fino a qua, quindi alla fine. E se ci siete arrivati vuol dire che non avrete problemi a mettere un mi piace, condividere il video e farmi sapere nei commenti che cosa pensate di questo film. Una cosa che non vi ho detto è che c'è stato un diverbio tra Pixar e DreamWorks
proprio riguardo a questo film. E no, ve lo dirò nelle prossime recensioni, così intanto potrete diventare sempre più verdi.